Mi chiamo Nazifa e ho 16 anni. Al momento frequento la scuola di Lugo, qui al liceo, e niente, vivo una vita normale. Sono arrivata in Italia nel luglio del 2008 per curarmi da una grave malattia che non era curabile in Afghanistan e grazie a vari aiuti, come ad esempio l'aiuto del comandante della Croce Rossa Roberto, io sono riuscita a venire in Italia e poi a curarmi. Sono anche stata accolta nella sua famiglia, dove ho conosciuto le sue tre figlie, con cui ora sono molto legata e che io considero vere e proprie sorelle. Io e mia moglie, quando l'abbiamo vista, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo legati in questa avventura che è stata molto lunga perché Nazifa è rimasta, è stata ricoverata tantissime volte, ma non è stato facile perché era nel letto con gli occhi chiusi, attaccata alle flebo per 20 giorni, non ha aperto un occhio, solo la determinazione. Quando lei ha aperto quell'occhio, ho capito che ce l'aveva fatta. È stata dura, però la soddisfazione adesso è che lei è una ragazza che è indirizzata bene, si impegna, vive in un mondo di croce rossa, quindi anche lei cerca di fare qualcosa per alleviare le sofferenze di persone che hanno bisogno di sostegno. Questo paese mi ha dato la possibilità di andare a scuola, di poter capire che cos'è che mi circonda, le varie culture oltre a quella che poteva essere la mia. Prima non ero proprio a conoscenza di parità fra uomo e donna, di parità di genere. Diciamo, mi ha dato la possibilità di conoscere me stessa, di capire quali potevano essere le mie capacità come donna, come persona, cosa potevo fare io per altre persone che mi hanno aiutato. Sono rimasta molto sorpresa quando ho scoperto di aver ricevuto l'onorificenza di Alfiere della Repubblica. Credevo fosse una cosa normale aiutare le altre persone quando queste persone hanno sempre aiutato te. Penso che tutti dovremmo nel nostro piccolo aiutare gli altri senza aspettarci nulla in cambio.